Salve care amiche e cari amici, dal vostro capitano Saint-Enchan, un capitano molto navigato e che oggi, se si riesce a filmare con il suo vecchio tablet, vi pretende parlare delle truffe nelle reti sociali. Infatti, le reti sociali vi promettono di potervi comunicare con la gente di tutto il mondo, di potervi iscrivere a quanti più canali e pagine e di poter dare like, postare, pubblicare all'infinito, per poi scoprire che in Facebook ti bloccano l'account, ti bloccano la possibilità di caricare i tuoi post in pagine e gruppi perché sospettano che sia un'attività di spamming, che c'hai un limite di like in Instagram, in Twitter, che ti mettono limiti da tutte le parti e per di più, per superare quei limiti, sei costretto a pagare. Facebook ti dice: il tuo post è stato già visto 20 volte, se vuoi che lo vedano 4.000 persone, dai 100 euro. Ma io dico, ma non è che lo può trovare chiunque, lo può leggere chiunque il mio post sulla mia pagina, sul mio gruppo o su qualsiasi altro luogo di Facebook, che devo dargli del denaro perché lo vedano in tante persone? Allora non è vero quello che mi raccontano. E poi questo vale anche per YouTube. Ci sono dei canali che crescono lentamente. Chi controlla le views? Chi controlla i like? Non si sa, degli algoritmi. Magari favoreggiano i canali più visti, che ci hanno più successo, perché non vengano oscurati dai canali piccoli. Allora, chi mi dice che i miei video saranno visti da quante più persone possibili e non soltanto dai miei iscritti? Allora AdSense ti chiede di pagare qualcosa per sponsorizzare i tuoi video, così anche come Google Plus, Twitter per sponsorizzare i tuoi tweet. Insomma, sono passati dal fare denaro con la pubblicazione del materiale a voler fare denaro anche con chi pubblica il denaro, perché se tu vuoi che ti diano tanti like in Instagram, magari paghi a Instagram o a Facebook o a Google Plus o a Twitter, e ci sono purtroppo dei like dipendenti che si sono intossicati all'idea di dover avere tanti like e che sborsano grandi cifre di denaro anche a quelle siti di web dove tu paghi clickbait, cioè o fai click per click, visione per visione, commento per commento, oppure paghi denaro e loro ti provvedono di visioni, di commenti e tutto. Ma è diventato tutto un commercio. Per quello che io c'ho più di 1000 seguaci in Facebook e mi seguono soltanto 23 persone. C'ho più di 1000 iscritti in YouTube e mi seguono in pochi. Il vostro capitan Saint-Enchan ormai è navigato, è molto navigato, e di queste cose che si insinuano nelle acque di internet, nelle acque profonde dei social forum, dei social network, ne sa molto. Vogliono vivere anche del nostro denaro di usuari, non soltanto degli annunciatori, degli sponsorizzatori. E per quello che ormai pubblichi in Facebook e il tuo post lo leggono 2, 3, 10 persone delle 1000 che ti seguono. Beh, questo è stato il mio pensiero di oggi. Spero che vi sia piaciuto, vi lascio e alla prossima. Mi raccomando, se questo video protesta vi è piaciuto, dategli mi piace, lasciate un commento e condividetelo. Così aiuterete il mio canale a crescere e condividete anche tutti i video miei che vi piacciono. In questo modo mi aiuterete a superare le 4.000 ore di visualizzazioni per mantenere la monetizzazione, e forse YouTube mi paga per rinnovare internet
e il mio parco tecnologico. Arrivederci e grazie, cari amiche ed amici.